7 Greco, 8 Gatto, 9 Romiti, numero 10 Simeoni, numero 11 Silvestri, numero 12 Pagliarini e numero 13 Di Bella. Poi che c'è? E adesso fate un grande applauso per la formazione della Rana Tessori! Per il 2-2! Questa, eh? Non mi devi baciare, invece... Allora, dalla piscina di Sori, la storica all'aperto, siamo qui in attesa della partita del Civitavecchia che gioca questo recupero. Insieme a noi c'è Marco Dellungo, che sta da queste parti, a 4 km, sta a Recco, dopo una vita a Brescia, l'altra, la prima vita a Civitavecchia, adesso inizia la terza, quella più importante, credo, quella delle maggiori soddisfazioni. Allora Marco, vediamo se ci riesce a riprendere. Vediamo un po', così ci fanno vedere. Salve, buonasera a tutti. Sicuramente è un'emozione anche qua tornare a vedere le partite del Civitavecchia, perché comunque sono le partite di casa e rivengono in mente tanti ricordi delle tante battaglie che... Non lo dire a noi che già abbiamo fatto la focaccia. È quello. Prima tappa, a Recco, la focaccia. È mancabile, no? Certo. Tappa fissa, giusto? Certo. Vabbè. Comunque, speriamo bene, in bocca al lupo a te, noi speriamo di poterti rivedere il 10 maggio. Va bene. Se ci dai ospitalità, veniamo per fare un servizio per la Champions League, ma mai giochi a questi livelli. Okay. Va bene. Ci vediamo dopo, a magari dopo, allora. Commento. Ciao. Abbiamo incontrato Violi. Ah sì, Pietro. Allora, sempre dalla piscina del mare di Sori, siamo qui dopo 35 anni, torniamo in questa piscina. E tante emozioni, tante cose, ma soprattutto sono importanti i tre punti. Oggi più che mai. È un recupero, per cui è un di più. Ci è chiamato per lo scontro in casa sabato, contro scontro diretto contro il Latina, e questi sarebbero importantissimi. Vediamo le formazioni intanto. In porta abbiamo Serrentino, poi il numero 2 Urbani, numero 3 Minisini, numero 4 Martinelli, numero 5 Ioro, numero 6 Carlucci, numero 7 Greco, numero 8 Gatto, numero 9 Romiti, numero 10 Simeoni, numero 11 Silvestri, numero 12 Luca Pagliarini e numero 13 Di Bella. Per quanto riguarda la squadra di Guido Ferreccio, che è il coach avversario, benvenuto Alessandro, Congiu Giovanni, poi Giordano, Mugnaini, Viacava, benvenuto, l'altro benvenuto, Cappelli, Maugeri, Cocchiere, Peluso e Moretti e Congiu Giosuè, con benvenuto Sandro. Questi, gli arbitri, che per trovarli abbiamo faticato perché la federazione non ce li fornisce e non stanno scritti da nessuna parte. Comunque Romolini di Firenze e Colombo, che invece è di Como. Detto questo, speriamo che sia una buona partita per tutti, soprattutto per noi. Esattamente. Approfittiamo che noi siamo ovviamente in piedi, qui abbiamo preso ombrellate all'infinito su questo piccolissimo bordo, mi ricordo con Ferri e Merola, sto parlando dell'anteguerra, però insomma le ultime ombrellate prese sono intorno al 90, quindi sono sempre 22 a 30 anni. Partiti in questo momento, vediamo il risultato del primo scatto al centro. Minisini dovrebbe farcela, così è fatto. Carlucci. Di sicuro la vasca è piccola, per cui consente arrivare da una parte all'altra in rapidità. 4 secondi per tirare, non si tira, si butta via il pallone.
attenzione che sul centro Cocchiere guadagna l'espulsione. Uomo in più per il Sori. La rete sul primo palo del portiere. Sori avanti di un gol in superiorità numerica. Benvenuto Alessandro che ha segnato in superiorità numerica. Lasciala lontano. Gatto, Carlucci, dentro ovviamente c'è Romiti. 9 secondi. Pronto Gatto, Carlucci, bisogna tirare, non lo fa nessuno e continuiamo a non farlo. Via, altra palla nel pozzetto. Un po' più di coraggio sul tiro da fuori, ma piuttosto che buttare la palla sarebbe meglio, però. Zona M. Lascialo là, lascialo. La storia avanti, solo tiro da fuori, perde il pallone sulla Beduina, quindi la difesa è andata bene oggi, adesso vediamo l'attacco che ancora latita un pochino, ma insomma bisogna abituarsi. Niente, neanche stavolta è riuscito il tiro, il passaggio a Romiti è stato fermato dagli altri. Giovanni Congio ha gestito il pallone in attacco, Mugnaini dentro Cocchiere, recupera il pallone, la parata è di Serrentino, io approfitto sempre della presenza di Marco Dellungo, parata. Gran salvataggio da parte del portiere su una situazione critica dove Vinicini sicuramente poteva fare un'espulsione per evitare il gol e quindi giocare un uomo o meno, ma Sorrentino è stato molto bravo. Vediamo se finalmente riusciamo a fare questo tiro, non ci riusciamo, però almeno c'è stato provato, sì. Anche se il difensore ha bloccato il pallone. C'è il tabellone. Viene avanti solo Cappelli in posizione 1 dentro a Cocchiere che viene fermato senza fallo grave, per cui 3 secondi alla fine, probabilmente anche Sori butta la palla nel pozzetto. Io non ho fatto niente. Meno male che c'è chi me lo dice. Attacco del Civitavecchia. Uomo in più guadagnato da Romiti e poi andiamo a vedere l'esecuzione di questa superiorità numerica. Siamo 1-0 per il Sori. Palla alta, tiro forzato, tiro o forse forzato, ancora in avanti il Sori. 2
Partita molto statica, d'altra parte la piscina è piccola e quindi è difficile trovare il pertugio giusto. Già sono pronti sulla ripartenza, è pronto Pagliarini, Cocchiere, palla deviata, Serrentino blocca. Attualmente la zona M va bene, ma io ti chiedo a te, ma giocare all'aperto com'è ora che lo stai riprovando? Sicuramente è molto diverso dal chiuso, perché comunque anche il clima è un fattore determinante, soprattutto il vento, anche la pioggia potrebbero causare delle problematiche per il giocatore e per i portieri, però devo dire che è sempre bello giocare all'aperto che al chiuso. Deviazione ai 2 metri, quindi diciamo angolo per il Civitavecchia. No, hanno fatto un buon tiro sicuramente da parte di Martinelli, che il portiere del Sori è riuscito a deviare. Adesso c'è un'altra occasione da giocare fino alla fine. Il Sori è già schierato in zona M e vediamo che Minisini va a posizione 3, che c'è un'entrata da 4 per cercare un doppio centro forse, oppure di cercare di mobilitare il giocatore davanti a Rumiti. Taglio da 1, no, Palomba sicuramente debole, debolissima anzi, senza problemi, benvenuto, blocca il pallone. Siamo 1-0 per il Sori. 2.50 dalla fine del primo tempo. Aiuta Nico! Nico! 1-2, dai! Vai Mugna! Mugnaini! Dai, 5 coppie! E l'espulsione! Uomo in più per il Sori! La rete del numero 3 Giordano, quindi 2-0 Sori. Mancata copertura di Rumiti qua, Serrentino qua può far veramente poco, doveva fare un attacco per chiudere, per smorzare l'attacco e far passare più secondi possibili, però adesso ancora partita ancora molto lunga, il 2-0 non vuol dire nulla, la partita finisce al quarto tempo. Sì, 2 palloni in acqua, vediamo che succede nel frattempo. Cambio pallone, cambio giocatori, va bene tutto. Va bene, dai, si può andare avanti. Adesso Marco ha cambiato le carte in tavola, tutti fuori, adesso quelli che stavano in panchina sono in acqua. Vediamo adesso come si evolverà la partita. Bene, Simeoni. Greco, passaggio lungo per Silvestri, ancora Silvestri chiamato in causa, perde il pallone per l'intervento del difensore, quindi rimaniamo sul 2-0, Sori in attacco, Sori calottina bianca come già detto all'inizio. Ancora Cappelli, attenzione, un'altra espulsione. Ma fuori un altro giocatore del Civitavecchia, siamo sul 2-0, 2 gol in superiorità numerica per il Sori. Un uomo in meno, vediamo l'attacco del Sori su questa zona, palla dentro, la palla che la parata è pronta, però poi sulla respinta nulla si può. Vero peccato. Siamo sul 3-0 a favore del Sori, 3 gol in superiorità numerica. Gol ci stanno tutti, questa volta Serrentino ha parato il primo tiro, poi ha perso il secondo. Troppo sul rimpallo. Cocchiere è stato bravo. Ancora in attacco il Civitavecchia sulla tre quarti, non si riesce a entrare dentro.
Simeoni, passaggio a Palomba, ancora telefonata, ancora un nulla di fatto. Tutti mu! Tutti! Serrentino esce, leva le castagne dal fuoco a tutta la difesa, è finito il tempo, siamo 3-0 per la formazione di casa, un minuto e torniamo con voi. Dopo i primi 8 minuti di gioco qui a Sori, tra Sori e Civitavecchia, 3 superiorità numeriche tutte sfruttate dai giocatori liguri, quasi nessun tentativo di attacco del Civitavecchia, 2 palle perse e poi 2 tiri deviati. Questa è la situazione, speriamo in maggiore coraggio in questo secondo tempo. La palla al centro viene conquistata dai civitavecchiesi per la seconda volta. Vediamo se a questo può proseguire con un attacco. Soprattutto dalla parte di Iorio il Civitavecchia dovrebbe giocare, però ancora non è arrivata una palla. Adesso la palla dentro, cercato l'anticipo, riuscito sulla posizione di centroboa e quindi palla che torna a Benvenuto che è il portiere del Sori, 3-0 a favore dei liguri. Morotti e Penco. Tiro è di Cappelli, la deviazione di Serrentino che ha coperto bene lo specchio della porta a Civitavecchiesi. L'altra volta era tipo sul promontorio colorato. Attacco ancora del Sori, siamo sul 3-0, ve lo ricordo. 10 secondi per completare questa azione di attacco. Siamo all'inizio del secondo tempo. Traversa piena per Penzo. C'è che prova a riportarsi avanti, questo è Luca Pagliarini. Prova Iorio a scendere ma viene subito bloccato da Morotti. Tira schizzo che va dentro ed è il gol. Luca Pagliarini inventa dal cilindro questo tiro che va a schizzo, colpisce il palo sullo spigolo e va dentro. 3-1. Si riparte sul 3-1, speriamo che questo gol dà coraggio e vigore ai rossocelesti nel tentativo, questo era un tiro quasi disperato allo scadere dei 30 secondi, però nel tiro poi bisogna avere quel pizzico di fortuna giusto che si tramuta in rete. 3-1, Sori sul centro, bello anticipo difensivo del Civitavecchia, toglie il pallone al centro boy, Daniele Simeone ovviamente non si lascia sorprendere, porta avanti lui stesso il pallone, palla sempre a sinistra e mai a destra, però eccolo Iorio, è fuori posizione, arriva Simeoni dentro, tiro ancora questa volta traversa e la palla che non entra, può recuperare la sfera, Benvenuto, siamo sempre sul 3-1, siamo a 5-20 dal termine del secondo tempo. Cappelli con la palla in mano, molto più vivo il Civitavecchia, Cappelli, attenzione, ancora un'espulsione.
Quarta espulsione, va fuori il numero 10, cioè Simeoni, nel pozzetto per 20 secondi. E l'attacco adesso del Sori, micidiale fino adesso con l'uomo in più, 3 su 3, adesso vediamo, 4 secondi, la parata di Serrentino. Buona, buona difesa. Difesa buona, buona anche per la posizione del portiere che ha bloccato bene. In condizioni di poter parare perché gli ha dato il tempo giusto per poter fare la parata. È stato buono l'attacco del nostro da posizione di meno 3, che ha permesso poi dopo di interrompere anche il palleggio. Adesso purtroppo è stato il controfallo da parte di Romiti e adesso si ritorna in difesa. 5 coppie! Controfallo per Romiti, che giusto sabato ne ha presi un po' e poi è stato mandato fuori per proteste. Speriamo che la cosa non si ripeta e soprattutto che Civecchia possa giocare in attacco. 3-1, ricordo, siamo a 4 minuti e 30 dal termine del secondo tempo. Ancora Serrentino. Meno di 4 minuti al termine adesso, siamo sul 3-1, Simeoni. Adesso si guadagna l'espulsione, c'è che era avuta una sbagliata, questa è la seconda. Uomo in più. Simeoni, ecco la palla Iorio, posizione 1, dentro, cioè, attenzione, l'arbitro ci dice 2 metri, quindi gol annullato. Romiti rimane dietro, adesso si ferma anche Cappelli, quindi ricostituite le coppie, però ancora controfallo. Iorio coperto da 2, poi perde il pallone per l'intervento di Congiu. Ancora Congiu, Giovanni Congiu. Cappelli, la palomba di Cappelli, lasciato troppo libero da Romiti e meno male che non era ben calibrata, diciamo, sennò lì nulla si poteva. Ricordo il punteggio 3-1 per il Sori, palla che non riesce ad arrivare a Romiti che si dispera, ma comunque era bello l'intervento difensivo del Sori. Si è fermato pure Pagliarini che non è rientrato, adesso fa un cambio volante che consente la parità numerica, ma ancora Sori in avanti, anticipo difensivo sempre di Simeoni, ovviamente che è una fortezza, potrebbe essere una situazione buona, vediamo se la palla circola. Pagliarini viene bloccato, adesso Romiti, Romiti, gol 3-2. Ha fatto un bel movimento per smarcarsi, è un grande passaggio da parte del nostro Pagliarini e poi Davide ha schiacciato veramente il porto, ha fatto un gran bel movimento e questo ha permesso anche il meno 1. Siamo quindi sul meno 1, siamo a, se riusciamo a vedere, a 2.30 dal termine del secondo tempo, ovviamente il tabellone è fronte mare, quindi per i pesci. per chi? E quindi si riparte sul 3-2 dopo un inizio un po' faticoso del Civitavecchia, adesso si comincia a vedere un po' di gioco, azioni anche in attacco e ovviamente sono arrivati anche i 2 gol, quindi 3-2. Ancora nel cambio
si aspetta l'arrivo in acqua dei giocatori, si può ripartire. Giordano con il pallone, Mugnaini, posizione 1, prova a scendere il giocatore avversario, viene bloccato, palla al centro e poi c'è il gol. Sull'incrocio c'è il gol del Sori, lasciato un po' solo il giocatore, segnato via Cava, che comunque la settima, cioè sabato, la settimana scorsa, sabato ha segnato i 6 di gol. No, questo è stato un errore sicuramente da parte di posizione meno 5, che ha lasciato il giocatore prettamente da sopra andare ad aiutare il centro. È un errore troppo grossolano. Che bella la visione del cambio di gioco, però sì, insomma, sì, l'errore sì, è il nostro. Sì, 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 l'errore è prettamente rosso. E il Sori è stato bravo a sfruttare questo mal posizionamento da parte della difesa del Civitavecchia. E siamo negli ultimi 30 secondi del secondo tempo, la palla è stata depositata nelle mani di Benvenuto, che non ha faticato molto a conquistarla, e poi c'è il controfallo, c'è anche l'espulsione a favore, time out credo. Ha preso un'espulsione da parte di un giocatore molto Mugnaini. I coach civitavecchiesi chiamano il time out, se lo giocano subito per tentare l'ultima azione per il pareggio. Sì, sì, è stato escluso un giocatore importante che è Mugnaini, che fino all'anno scorso giocava nel quinto in Serie A 1, quindi un giocatore di grande esperienza. Adesso sarà tutto nelle mani del Civitavecchia di riportarsi nel meno 1. E vediamo come andrà. Attualmente siamo sul 4-2. Vediamo se si gioca il recupero della prima giornata di ritorno tra Sori e Civitavecchia. C'è anche ne altre due da recuperare, ad Ancona, che forse probabilmente andrà nella sosta di Pasqua, e quindi la giornata del 13-14 di aprile, per non giocare proprio il giorno di Pasqua, e poi rimane lo scontro diretto con l'Acqua Chiara, che va recuperata prima dell'ultima giornata, perché è la partita dell'andata, va recuperata prima dell'ultima di ritorno. Questo da regolamento, poi vedremo quello che succederà. Cioè anche in attacco può gestire il pallone fino alla fine, perché sono 23 secondi di pallone totale. Quindi con calma va trovato lo spiraglio giusto nel tiro, che deve essere l'ultimo di questo tempo. Schiacciata da Sori. Sori è tutto dentro a difendere la porta di Benvenuto, palla altissima di Pagliarini, che ha lasciato 10 secondi all'attacco avversario, ma penso che il Sori non ci prova neanche. Mugnaini, palla fuori, termina qui 4-2 a metà gara. Ci risentiamo tra 2 minuti. 4-2 dopo i primi due tempi qui a Sori, piscina all'aperto storica del comune della Riviera Ligure. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Romolini di Firenze e poi Colombo di Como. Attacca subito il Sori. Via Cava, attenzione che prova la discesa, il tiro, la parata pronta di Serrentino. Simeoni prova a dare il sovrannumero sulla fascia.
Caglia Marco, Caglia Marco! Ancora Simeone che ha ricevuto 7 secondi per giocare questa palla, prova lui, palla deviata da un difensore e poi recuperata dal portiere, benvenuto. Attenzione che c'è l'espulsione di Simeoni, quindi c'è l'uomo in più per il Sori, punteggio di 4-2, vantaggio interno. Attenzione al tiro che buca sul primo palo il nostro portiere, il tiro è stato di Giordano. A scherzo, qui forse si poteva fare qualcosa di più. No, magari ecco, l'ultimo attacco sempre da parte dei Romiti poteva chiudere sicuramente un'azione che era conclusa già dal passaggio a posizione 2. Vabbè, comunque archiviamo anche questa rete che è la quinta del Sori, 5-2 il punteggio e vediamo il proseguo del match. La palla è arrivata dentro ma non è stata possibile controllarla per Davide Romiti, quindi il portiere è intervenuto, l'ha recuperata e siamo ancora così. Non riesce a tirare Mugni, attenzione l'alzo e tiro, la palla deviata, traversa e Serrentino la va a recuperare, quindi rimaniamo sul 6-2. Sul 5-2, scusate. Minisini. Giorni davanti al centro. Giorni, guarda me. Non va il tiro di Pagliarini, invitato anche da Coccia ad andare in porta, ma palla alta sullo schizzo, sull'acqua. Fatto il tempo scivola via, adesso siamo a 5 minuti e 12 dal termine del tempo. Fuori l'attacco il Sori. Benvenuto, penso. Ancora il gol da fuori di Penso. Che buca, tutta la difesa, pontiere compreso, quindi siamo sul 6-2. Cioè il portiere l'ha preso male. Sei due, palla al centro, Romiti, Greco, si riprende quindi con questa azione a provare di forzare in questo terzo periodo di gioco la rete avversaria. Giorni in mezzo di là, è il gol molto bello di Minisini. 6-3. È il numero 3. 7. Greco. Greco. Abbiamo 7. Stanno troppo più, stanno 4 e mezzo, dobbiamo far gol. 7. Quindi la rete di Greco. 4 e 23, siamo sul 6-3. Andiamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa di meglio in difesa e poi provare con l'attacco.
Eccolo. Ovviamente. Prego. Per il centro, per il centro. Ancora una rete del Sori. Quell'errore di Greco, perché segue l'entrata da meno uno. In quanto poi, siccome è una situazione di zona M, va accompagnato il giocatore fino alla posizione centrale dove ci sono due giocatori che marcano al centro e successivamente si va ad attaccare meno uno per evitare proprio questo. Però vabbè, è andato, ormai si rigioca. Certo, adesso siamo sul 7-3. Palla che gira ancora fuori e poi c'è il tiro di Martinelli. No, gliela parata bene, poi così, lasciala, lasciala. Palla dentro, non la trova più il Civitavecchiese, quindi tra la schiuma dell'acqua la palla torna nelle mani di Benvenuto. Penco. Calma! Neini viene triplicato, ma la palla resta lì e poi c'è il fallo. Eccolo, Romiti viene anticipato dall'uscita del portiere, dall'altra parte si riparte. Attaccare. 2:40 sul cronometro. Controfallo fischiato a favore di Urbani, per cui Civitavecchia che torna in possesso del pallone. Posizione 1, si va a liberare il giocatore ma non viene servito. Palla che non arriva. Ecco che arriva finalmente in posizione 1. Prova la palla dentro per Romiti e c'è l'espulsione a favore di Romiti e del Civitavecchia. Uomo in più per il Civitavecchia che sta attaccando. La deviazione volante di Romiti, ancora una rete. Qui siamo sul 7-4. Qui è il 7. Due primi e 16 secondi al termine della terza frazione di gioco. Si può ripartire, nel frattempo cala leggermente le tenebre e il freddo in questa piscina, soprattutto siamo sul mare, qui è ovvio che piano piano si sente anche un po' di troppo umido. Attacca ancora il Sori, il tiro sul primo palo di Giovanni Congiu, palla che risputa fuori e la riprende Serrentino. 1:45 prima dell'ultimo riposo, 7-4 il punteggio. Di Bella, Pagliarini, ancora Di Bella, deve tirare, la palla è fuori. Controfallo a favore del Civitavecchia, quindi Luca Pagliarini si posiziona, adesso riceve il pallone ma ovviamente il giocatore più marcato, Minesini.
Ancora un gol. Ancora un gol per Marco Minisini, 7-5. E diciamo che tolto l'inizio, 3-0, siamo lì. Sì, 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 meno 2, ancora la partita molto aperta, hanno fatto due chiare occasioni da gol fatte bene. Il Sori si vede che soffre da 4-5 del Civitavecchia e anche il portiere ha preso due gol quasi identici. Però la difesa sta reggendo, adesso bisogna vedere quanto ancora reggiamo noi, insomma. Ultimo minuto del terzo qua, del terzo periodo. Però la palla è ferma, attenzione sul centrale, eccolo lì. C'è il fallo e l'espulsione di Romiti. Time out Sori. 45 secondi prima della fine del tempo, c'è questo time out. Perché so che l'anno scorso l'ho fatto perso. Si riprende a breve con l'ultimo minuto di gioco, con 20 secondi con il Sori in superiorità numerica di questi 50 secondi che mancano e ovviamente in attacco il Sori. 7-5 il punteggio. Palla statica nella zona a destra, adesso che ha girato. Una deviazione che non riesce al giocatore del Sori, cioè riesce ma non nello specchio della porta, per cui c'è chi torna in attacco. Potrebbe rimanerci per tutto il tempo perché mancano solo 25 secondi al tempo. Palla buttata via e persa, dall'altra parte ha coperto la eventuale controfuga. Minisini finisce così, 7-5, l'ultimo intervallo e poi gli ultimi 8 minuti. Un minuto e torniamo con voi. Io sto qua. Vai via. No, ancora. Quarta e ultima frazione di gioco qui a Sori, la piscina del mare, quella all'aperto, quella storica. 7 Sori, 5 Civitavecchia, 8 minuti per tentare l'impresa. La palla al centro e ancora a favore del Sori, due tempi per uno. A Giovanni Congio allo scatto al centro. Ovviamente è importantissimo questi primi 2-3 minuti perché l'importante è non prendere gol e poi andare a segnare almeno uno. Alta sopra la traversa la conclusione di Penco e quindi palla che torna alle mani di Serrentino, Simeoni, 7-5 per il Sori. Pagliarini viene bloccato per il suo tiro mortifero da fuori, palla ancora sulla sinistra, Minisini consegnato direttamente al difensore avversario, rimaniamo 7-5, ma nel frattempo è andato via un minuto di gioco. Ancora il Sori in avanti, Sori che prova anche a gestire con il tempo il pallone senza deviazione.
autogol, credo. Quindi molta fortuna quest'altra del Sori, a deviarlo è stato Simeoni nella propria porta, spezzando il portiere, molta sfortuna e soprattutto l'inizio non è quello che speravamo tutti. 8-5 adesso il punteggio, 5 e mezzo al termine. Si riprende con Simeoni. La fine del secondo. Attenzione, c'è l'espulsione a favore del Civitavecchia. L'uomo in più, occasione per tornare subito sotto, ma ovviamente va concretizzata. La parata di Benvenuto, quindi uomo in più non realizzato dal Civitavecchia. Colsori che ringrazia col suo più 3, 8-5 il punteggio, 5 e mezzo al termine. 5.50, scusate, termine della gara. Palla alta di Congiu. Può andare via Civitavecchia, c'è il sovrannumero sulla destra. Potrebbe proseguire. Pallone che arriva a Pagliarini. Pagliarini, c'è il gol di Luca Pagliarini sopra la testa del portiere, si fa così, no? No, no, ha fatto un bel movimento di gambe, ha anticipato bene il movimento del difensore, si era posizionato bene, ha visto, è riuscito anche a vedere la situazione e ha insaccato nella rete. Bene, ritorniamo sul meno 2. Purtroppo ci sono 5 minuti e mezzo, non più 8, da terminare la gara. E si riprende a giocare, Sori avanti di 2 gol a 5 minuti e mezzo dal termine della gara. Iacava va a prendere posizione sotto porta, ancora un gol questa volta, e Mugnaini che sorprende nel vero senso della parola il nostro portiere sul primo palo, il palo buono come si dice. Ma qui è stato bello il taglio che hanno fatto da posizione 2 verso posizione 4 che ha permesso a Mugnaini di liberarsi e di rompere la zona M. Purtroppo Menesini è rimasto troppo alto e non è riuscito poi a chiudere su proprio su Mugnaini che ha fatto il nono gol. Che non è nuovo a fare questi gol. Esattamente. Vabbè, si riparte, 5 minuti adesso, 3 gol sotto. Posizione 1 per gli attacchi del Civitavecchia, Simeoni dal centro, la palla a 5, Pagliarini e poi ancora il pallone che va dentro con il giocatore che ha sfruttato il tepin, il nostro numero 4 esattamente, Martinelli. Quindi si ritorna sul meno 2, 9-7, 4.44 è il tempo da giocare. Uno! Biacava, Cappelli, posizione 5 e poi torna indietro.
10 secondi per giocare questa palla. Cappelli, palla deviata. Ma fuori il giocatore del Civitavecchia, probabilmente per proteste, perché era lontano dalla palla. Uomo in più per il Sori, altra ingenuità. Vai! Parata di Sorrentino. Quindi si rimane così sul 9-7, 3-50. Simeoni, uomo in più per il Civitavecchia. Va via via Cava per la squadra del Sori, c'è più per il Civitavecchia sul due gol sotto, occasione unica per cercare di riportarsi alla stretta distanza. Attenzione, c'è ancora un'espulsione, c'è due uomini in più per il Civitavecchia. Simeoni, poi controfallo, che occasione buttata. Due uomini in più sprecati dal Civitavecchia, che perde poi palla per un fallo in attacco. Siamo a 3 minuti dal termine, due gol sotto, 9-7, e sì, ovviamente sì, si gioca questa volta sotto la porta Civitavecchiese. Fallo semplice. Controfallo a favore del Civitavecchia. Ormai la partita si comincia a fare un po' più dura. La posta in palio si sente di qua e di là. Il Sori farebbe un grande balzo in avanti. Il Civitavecchia farebbe un passetto importante per la salvezza. Andiamo a capire che succede. L'attacco del Civitavecchia, palla su due pali, la palla che va fuori, quindi rimessa ai due metri per Civitavecchia, 2 minuti e mezzo al termine. Un giocatore senza calottina adesso la riceve. C'è un cambio. Niente, è un problema di calottina, la calottina se l'è presa lo stesso giocatore. Quindi si può riprendere a giocare. Rimessa ai 2 metri per il Civitavecchia, 20 secondi disponibili in attacco. Due gol sotto, 2 minuti e mezzo al termine. Palla a fondo fischiata da Davide Romiti, quindi palla per il Sori. 2:15 adesso. Sori prova in avanti, c'ha l'uomo in più per qualche secondo, adesso sono pari ma si devono ricostituire le coppie. Giordano, ancora due pali, poi la palla che rimbalza in acqua viva e la recupera Martinelli. Pagliarini, Romiti, c'è l'espulsione a favore del Civitavecchia guadagnata da Davide Romiti. Time out Civitavecchia. Thank you.
Facciamo un bel applauso ai ragazzi del Sori, dai, sostituiamoli! 90 secondi alla conclusione, 2 gol avanti Sori, 9-7, uomo in più per il Civitavecchia. Ovviamente è decisiva questa azione, andare sul meno 1 potrebbe dare la palla dell'eventuale pareggio poi al Civitavecchia. La palla torna in acqua viva, che Civitavecchia in attacco, l'uomo in più, 20 secondi. È l'ultimo tempo. Romiti, Martinello non va, ancora Romiti, il tiro di Luca Pagliarini, ma c'è la parata di Benvenuto che in pratica consolida il doppio vantaggio, un minuto al termine, palla in mano al Sori. Sori che adesso ovviamente giocherà al limite dei 30, però giocherà con il tempo più che con la rete, a meno che, anzi no, ha provato l'occasione, ma c'è che ritorna in possesso di palla, siamo a 45 secondi dal termine. Pagliarini, poi perde palla Romiti, attaccato da due avversari, ancora in avanti, 16 secondi al termine, 9-7 al punteggio, ovviamente gioca solo ai quattro cantoni il Sori. Siamo ai titoli di coda. Favore del Civitavecchia all'ultima palla, 6 secondi. L'ultimo commento. Ah, sicuramente è stata una partita piena di errori. Oh, gol! C'è un gol. Pagliarini. Luca Pagliarini, ma 7 decimi mancano, quindi troppo pochi per poter fare un tanti, gol. Sono stati tanti gli errori, soprattutto il superiore numerica, che in partite di questo genere sono fondamentali. Bisogna avere molta più concentrazione, era andato benissimo il secondo tempo e parte del terzo, però in questi frangenti troppi errori si pagano poi alla fine. Certo, vabbè, dispiace per questa occasione persa, boh, si gioca tutto sabato, sì. Ricordiamo ai tifosi sabato Stadio del Nuoto, la partita con Latina che diventa fondamentale per proseguire a sperare per questa salvezza diretta. Sì. Grazie Marco, appuntamento alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Allora, dopo partita qui a Sori, siamo all'aperto, ci dobbiamo sbrigare, i giocatori hanno freddo. Un ex che ha vinto la 2 qua, Daniele Simeoni, buona partita, diciamo, inizia handicap. Sì, è sempre un piacere giocare qua, tornavo dopo 15 anni che dalla conquista di quella Serie 1 col Sori. E quindi sempre bello ritornare, l'inizio hai detto bene tu, troppo a fatica. E una volta entrati in partita abbiamo un po' sempre un po' troppo rincorso, quindi abbiamo sprecato energie e abbiamo fatto vedere anche, insomma, buone giocate, diciamo, il momento che si poteva un attimo riaprire la partita e è andata così, insomma, una preparazione per le prossime, insomma, quelle che soprattutto non... per la prossima, che anche lì giochiamo contro il Latina. Sì, sono tutte queste squadre che a dispetto della classifica che ci mettono 6-7 punti dietro, naturalmente dobbiamo fare i recuperi, però insomma la classifica sconforta un po', e ripartire da una vittoria per creare un po' di entusiasmo, serve solo quello. Certo, serve lo entusiasmo, serve il tifo del pubblico, perché sabato si gioca a casa. Grazie Daniele, che stai tremando, sentiamo Davide Romiti. Anche oggi non è andata benissimo, meglio delle altre volte, però il risultato è sempre quello. Detto questo, dici il tuo pensiero. Il pensiero è che speriamo di fare punti, purtroppo per un motivo o per un altro alla fine non ci riusciamo mai, non lo so, vedo sempre cose strane, un po' ambiente esterno, gol annullato sul palo mio, 2 metri, boh, ecco lì che stavamo a parlare di un'altra partita,
erano finiti a 9 pari. Poi voi ci avete le immagini, vedremo se sto dentro 2 metri, tu che stai fuori mi vuoi un po' meglio. Da qua abbiamo visto poco, però diciamo che non ci abbiamo. No, pure decisioni un po' senza palla. Alla fine decisioni che poi in una partita tirata alla fine risultano fondamentali. In più noi ci mettiamo del nostro e quindi eccola lì, ovviamente non siamo perfetti perché altrimenti non staremmo in questa situazione. È un campionato strano, come ho detto tante volte, abbiamo incontrato le più forti, adesso è finita questa scusa, oggi dovevamo fare punti a tutti i costi. Certo. Purtroppo non è andata, noi ce la stiamo mettendo tutta. Stiamo dando l'anima. Sicuramente. Spero speriamo che tu possa giocare sabato, perché c'è anche questo problema. Perché? Se ti danno la squalifica. No, ho giocato oggi, basta. Ah. Ma è già arrivata di fila. Che quante volte E non lo so, io chiedo, perché non si sa. Non si sa mai le regole, non scrive niente. Non ha scritto, vabbè. Caro Davide, non comunque, c'è macchina per gli arbitri. Perché, anche perché non so che cosa possa aver detto l'arbitro, visto che io ho detto solamente quando fischi fallo. Però, vabbè. Però come dice, ce l'ha lui. Grazie, fatta già asciugare perché se devi giocare servi. Andiamo fuori, eccoci. Faccio Marco Pagliarini. Vabbè, allora si è cavata, dai. Diciamo che qui fa penare un po' quella doppia espulsione, diciamo, se vogliamo prendere l'episodio. Poi, perso di uno. Ragazzi, è una questione forse un po' di personalità, un po' di mentalità, sicuramente è una squadra che ha perso comunque un ragazzo importantissimo, oltre a magari un po' abbiamo, non solo abbiamo perso un ragazzo, ma abbiamo perso più di uno, però sicuramente era uno che dettava un po' i tempi, era uno che comunque aveva sempre un occhio nella fase difensiva, nella fase della marcatura sugli esterni che Chini, quindi più magari ne abbiamo persi altri, ma questo fa parte del gioco. Però ecco, bisogna avere personalità, il problema è questo, come dicevo pure prima ai ragazzi, gol facili tipo un tiro su uomo più a porta vuota, praticamente tirato la palla fuori e poi tiriamo fuori dal cilindro, gol al 7 Palumba fatta così, ma probabilmente ho detto ai ragazzi che se c'era un'altra azione loro sarebbero venuti di qua, avrebbero fatto gol perché stavamo a meno uno e quindi come facciamo un gol e ne prendiamo, quindi dobbiamo lavorare tutti sulla fase della testa, della determinazione. Non è facile, la classifica è questa, ma è vero che è anche un po' bugiarda perché noi comunque abbiamo due partite che mancano, ma soprattutto abbiamo due partite con l'Acqua Chiara, due partite con una partita con Latina, due partite con l'Ancona, cioè abbiamo due partite con la Roma. Quindi diciamo che ci sono tante partite che sono quelle, soprattutto quelle un campionato tipo che non dà regolarità, in quanto ci sono squadre che non sono state ancora incontrate, altre due. Sì, detto no, abbiamo due col Palermo, due con l'Acqua Chiara, e la partita in casa con Latina, quindi partite per fare punti ce ne sono molte. È normale che in questo momento un po' vedere la classifica magari condiziona anche un po' gli arbitri. Vedi l'espulsione di Davide, al di là che Davide delle volte quella dell'altra settimana spesso brontola troppo, però magari una decisione del genere presa subito all'inizio della partita un pochino penalizza. Anche qua insomma felice di vedere uno che ha appena fischiato una finale di Coppa Italia, però insomma sembra che il problema sia diventato oggi il colore della calottina, si è diversa quando insomma stiamo in un ambiente un po' particolare. Quindi detto questo, io penso che sia un campionato che rispecchia anche le problematiche che in questo periodo stanno affliggendo le piscine, chi più che meno. Stavamo facendo adesso una battuta con quello del Sori, finita la partita, 10 minuti, chi ha vinto è più contento, ma la situazione è uguale, dall'undicesimo minuto si sta a pensare alla gestione delle piscine, uguale problematica. Quindi questo è quanto. Credo che come tutte le buone famiglie, quando c'hai un problema dentro casa, quindi le piscine, di conseguenza anche i giocatori potrebbero essere, perché se no non si spiega partite dei muri antichi sconfitti magari in casa col Tuscolano, altre, cioè si fatica, però noi siamo campionato qua, dobbiamo onorare, i ragazzi abbiamo dato spazio, devono meritarlo, devono pensare a giocare e bene, cosa che non abbiamo fatto oggi e che se abbiamo perso è solo colpa nostra. Bene, diamo l'ultimo appello, perché è quella, la partita in casa sabato con il Latina, quindi c'è poco tempo per pensare, ma bisogna vincere. Sì, magari era stata descritta questa come la partita del dentro fuori, secondo me già quella con Latina è una partita importante, però ripeto, abbiamo la partita in casa con Latina, due scontri da fare col Palermo, due con l'Acqua Chiara, l'Acqua Chiara a 6 punti ha vinto due partite col Sori, cioè un campionato così, dobbiamo essere bravi a
a iniziare a fare punti e a guardare la classifica magari dopo che abbiamo iniziato a fare punti, perché in questo momento fa un po' paura, non avendo magari giocatori di, in ruoli un po' delicati come potrebbero essere, ripeto, un Checchini come centrovasche, in questo momento potrebbe pesare un po' il pallone questo fatto che ci avviciniamo e ci allontaniamo. Però sì, sabato è importantissimo la presenza del pubblico. Grazie. Ricordiamo, ore 15 allo stadio del Nuoto a Civitavecchia. Arriva il Latina e servono i tre punti. Appuntamento a sabato con la Pallanuoto.